EA Sports. It's in the game. Dobbiamo crescere, lo sappiamo benissimo perché abbiamo una squadra anche abbastanza giovane. Questo forse a volte si dimentica, che sono almeno 7-8 giocatori molto giovani e quindi abbiamo bisogno di commettere i nostri errori e di crescere. Bisogna lavorare per far questo. Noi è andata bene perché abbiamo pensato e lavorato su questo pensando che potesse essere un modulo che non ci facesse andare in difficoltà. È una squadra che sta crescendo, quindi stiamo lavorando, proviamo delle cose e ci sono delle settimane che io capisco che magari si possono fare certi discorsi che magari un mese fa non si potevano fare. Abbiamo un obiettivo che vorremmo raggiungere, arrivare a cercare di giocare in un certo modo e quindi bisogna passare attraverso dei cambiamenti per vedere se poi saremo in grado di far questo. Noi dobbiamo migliorare molto, molto. Dai ragazzi bisogna accettare cose positive e meno positive. Siamo ancora abbastanza lontani da quello che penso io. E quindi quando tutti i giocatori si conosceranno bene, benissimo, credo che allora ci saremo. Io credo ci voglia ancora un po' di tempo. Sì, adesso dobbiamo cercare di confermare, di fare una buona gara. L'essenza è quella, insomma, cercare di fare delle belle partite con tanti tifosi allo stadio, perché comunque, insomma, averne tanti, avere lo stadio pieno è sempre bello. Tutti i giocatori hanno dato il massimo impegno, dal primo giorno ad oggi.
non c'è stato nessun giocatore che ha messo poco impegno, ha lavorato meno, sempre il massimo, quindi di questo non ho, su questo non ho proprio niente da dire assolutamente. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Qui vi parla Piero Gibardo, vi do il benvenuto per questa sfida, con me c'è Stefano Nava. Ciao Stefano. Ciao Piero, un saluto a tutti gli amici all'ascolto. Tutto è pronto per le emozioni della sfida tra Bologna e Fiorentina. La squadra di casa, il peggior attacco del campionato, proverà a sbloccarsi. Hanno evidenziato grosse difficoltà in avanti, sia nel creare occasioni da rete, sia nel finalizzare le poche palle gol capitate. Il pressing a tutto campo è diventato quasi un marchio di fabbrica per questa squadra. L'allenatore vuole inaridire le fonti di gioco avversarie, ti convince Stefano? Di solito il pressing impedisce all'altra squadra di giocare, va fatto però con criterio, altrimenti rischiano soltanto di sprecare energie e di arrivare in fondo senza fiato. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo terminale offensivo e ben 5 centrocampisti. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. La Fiorentina, squadra a caccia dei 3 punti oggi dopo il pareggio nel match precedente, pareggio interno contro l'Hellas Verona. Avrebbero potuto vincere con un pizzico di buona sorte e precisione in più, invece si sono dovuti accontentare dello 0-0. Mi aspetto che lo facciano oggi. L'arbitro di questo match è Gianluca Del Tarano. Si comincia con la Fiorentina in possesso di palla. Occhio al suo movimento. Attenzione, tutto solo. Crossa verso il centro. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Prova a calciare. E non trova il gol, ma che occasione! Ingannato dal rimbalzo, fosse una zolla. Salta il difensore. Occasione! Portiere che blocca il tiro. Si porta in mezzo. Ecco il tiro! Il portiere in presa sicura. Occhio, prova a far partire il tiro, il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Hanno trovato il gol proprio sul finire del primo tempo. Rete importantissima, soprattutto per il morale. Questo gol cambierà sicuramente i piani dei due allenatori nella ripresa. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Primo pallone di questo secondo tempo affidato al Bologna. Partita che potrebbe modificare la propria fisionomia in questa ripresa, magari con qualche cambio. C'è un colpo di mercato ufficiale, Ivan Perisic ha perfezionato il suo passaggio al Borussia Dortmund dall'Inter. Krejci, grande intervento del portiere.
Non sa. Partono in contropiede, c'è spazio. Pericolo, ecco il tiro. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardaline. Ha fermato un'azione spettacolare. Può metterla da lì. Palla deviata dalla parte esterna del palo che finisce sul fondo. Allenatore sceglie un doppio cambio. L'arbitro dice che può bastare. Sconfitta che brucia particolarmente quella di oggi, perché subita contro i loro rivali è uno smacco che i tifosi faticheranno a mandar giù. Beh sì, avrebbero preferito perdere con chiunque altro oggi. D'altronde si sa, certe rivalità nel calcio sono dure a morire. I tifosi sarebbero disposti a tutto pur di vincere queste sfide. Infatti è anche difficile da commentare. Se purtroppo chi vince ha sempre ragione, abbiamo perso e... abbiamo sbagliato, c'è poco da fare, però forse il problema che noi dobbiamo cercare di risolvere, di una situazione migliorare, è quello di chiudere le partite e cercare di fare, quando hai le possibilità, di fare più gol, di essere più cattivo, più cinico, invece a volte in questo manchiamo. Attenzione si vuole sempre contro qualsiasi squadra, è impossibile non avere attenzione a una partita di calcio, perché comunque se non hai attenzione qualcosa concedi per forza, se hai attenzione magari concedi meno. La Fiorentina è una squadra che, ripeto, tecnicamente molto valida e con giocatori offensivi che giocano per attaccare, quindi è una partita aperta. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio e speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. Pronti per le emozioni della sfida tra Sampdoria e Fiorentina. Hanno blindato il primo posto chiudendo la prima parte di stagione con un margine rassicurante sulla seconda. Hanno speso sicuramente molto, potrebbero andare incontro a un calo fisiologico in questa seconda parte. A guadagnarne potrebbe essere lo spettacolo, una lotta incerta fino alla fine per il titolo renderebbe sicuramente il campionato molto più interessante. Ecco qui la formazione della Samp.
È un 4-4-2 spregiudicato quello con cui scendono in campo oggi, con l'avanzamento dei centrocampisti a supporto delle punte. L'allenatore vuole sfruttare i loro inserimenti da dietro per far male alla difesa avversaria. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Pier, almeno in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. La Fiorentina, squadra a caccia di riscatto dopo la brutta battuta d'arresto subita fuori casa contro il Bologna. Non c'è niente di meglio di una vittoria per riprendersi dall'1-0 subito nell'ultima giornata. Credo che oggi abbiano tutte le possibilità per ottenere i tre punti. Leonardo San Milano è l'arbitro di questa gara. Primo pallone del match, toccato dalla Samp. Le ansie, i dubbi della vigilia lasciano finalmente spazio al calcio giocato. Può andare, supera il difensore. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Un altro pallone in mezzo. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Era più facile segnare che sbagliare da lì. Eh sì, l'avresti fatto facilmente anche tu, Pier. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Delusione qui sul volto del tecnico dopo il gol subito. Prova a incitare comunque i propri giocatori. Non è ancora finita. Ecco Saponara. Occhio al tiro. Grande intervento del portiere. Occhio al pallone in mezzo. Darmian! Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi. Non era facile da lì. Potrebbe crossare. Salta l'uomo, mette in mezzo con questo pallone. Palla che finisce al lato davvero di poco, qualcuno già gridava il gol. Comprensibile qui la reazione del tecnico dopo l'occasione sprecata per pareggiare. Darmian! Carte pressato, attenzione. Gol al volo incredibile, ha girato in maniera perfetta il cross proveniente dalla fascia. Gesto tecnico che unisce precisione, forza e coordinazione. Lo voglio rivedere. Bella per carità la conclusione dell'attaccante, ma ci sono le responsabilità del portiere che non ha coperto la porta. Pierluigi ha ragione, in effetti è stato protagonista di un'uscita scellerata, gli è costata il gol. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo il primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Sotto la pioggia, pronti per il calcio d'inizio del secondo tempo. Palla in Gaston, questo poteva essere il gol del vantaggio. Allenatore che decide dunque di operare una doppia sostituzione. Quagliarella. Sampdoria che prova a farsi minacciosa. Occhio al pallone filtrante. Attenzione, tutto solo. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. La sostituzione sembra anche forse un modo per evitare altri guai dopo l'ammonizione. Partita che si chiude dunque sul risultato di parità. Le condizioni del campo certamente non hanno penalizzato lo spettacolo, che è stato veramente di alto livello. È vero. Considerando tutto, il livello di gioco è stato molto elevato. Prestazioni mi ha sempre soddisfatto.
ma sempre. Io credo che la squadra sia diventata una squadra ora, è una squadra vera, però è una squadra che commette degli errori che sono, cioè, impensabili per una squadra così, perché i ragazzi lavorano bene, benissimo. Non ho mai avuto una squadra che in 2 mesi ha lavorato così bene, e questo è il calcio. Sì, adesso dobbiamo cercare di confermare, di fare una buona gara. L'essenza è quella, insomma, cercare di fare delle belle partite con tanti tifosi allo stadio, perché comunque, insomma, averne tanti, avere lo stadio pieno è sempre bello. Tutti i giocatori hanno dato il massimo impegno, dal primo giorno ad oggi. Non c'è stato nessun giocatore che ha messo poco impegno, ha lavorato meno, sempre il massimo. Quindi di questo... Su questo non ho proprio niente da dire, assolutamente. Io spero che la squadra vada sempre a migliorare ogni anno. Questa è la mia speranza. Poi come, per quale strada, non lo so, però il nostro obiettivo è quello di cercare di migliorare la squadra, perché poi, insomma, io credo che siamo sulla buona strada per questo, e è possibile. Amici sportivi, benvenuti, qui è Piero Gibardo che vi parla, mettetevi comodi, sta per cominciare il match e ne approfitto per salutare il mio partner di questa telecronaca, Stefano Nava. Ciao Pier, un saluto a tutti i nostri amici. Benvenuti alla sfida, alle emozioni del match tra Atalanta e Fiorentina. Oggi sfida per la prima volta i suoi ex compagni, un po' la partita del cuore per lui. Interessante vedere come si comporterà contro la sua vecchia squadra. Ecco l'11 iniziale dell'Atalanta. Partono dunque con il 3-5-2. Che ne dici, Stefano? È sicuramente un modulo buono per ogni stagione, che può trasformarsi facilmente alzando o abbassando gli esterni di centrocampo a seconda se ci sia bisogno di maggiore spinta o di maggiore copertura. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo supportata da due esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. La Fiorentina, squadra che vuole fare senz'altro meglio dell'ultima gara, soprattutto vuole vincere dopo il pareggio in trasferta contro la Samp. Hanno pareggiato 1-1 pur giocando meglio degli avversari.
i presupposti per vincere oggi ci sono tutti. La partita verrà diretta da Gustavo Apollonio. Pallone per la Fiorentina per questo inizio del match. Si conferma una delle regole non scritte del calcio, quella del gol dell'ex. In questi casi c'è sempre uno strano mix di emozioni contrastanti. C'è chi non esulta per rispetto verso la sua ex squadra, cosa che non condivido, e chi invece si lascia travolgere dalla gioia. La tocca per il compagno. Buono l'anticipo del difensore. Ecco di e c'è il tiro! Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Non è finita. Murato la... pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Un autogol questo che rischia di condizionare la sua partita. Non l'ha fatto certo apposta, la palla gli è rimbalzata addosso ed è finita in rete. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Ecco la reazione del tecnico alla conclusione che regala il vantaggio alla propria squadra. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Primo possesso della ripresa è per l'Atalanta. Prova ad andare, pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Punizione fischiata dunque contro la Fiorentina. L'arbitro sta il giallo, giallo per il giocatore della Fiorentina, autore del fallo. Sono in vantaggio 1-0, quando manca poco, vittoria di misura che però potrebbe dare un grande impulso, una grande spinta, o no? Nel prossimo turno la Fiorentina giocherà con... Attenzione, può arrivare il secondo giallo qui. Deve aver sentito una fitta, probabilmente si è stirato, vediamo se è in grado di rimanere in campo. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. Una vittoria conquistata con spirito e cuore nonostante l'inferiorità di uomini. E sono riusciti ad imporsi nonostante l'inferiorità numerica. Ha giocato bene dando un contributo più che positivo alla squadra. Prestazione decisamente positiva la sua oggi con la ciliegina sulla torta del gol partita. Fine siamo felici per quello che abbiamo fatto, perché abbiamo vinto. Siamo stati bene sul campo, nonostante abbiamo concesso qualche errore, errori che facciamo sempre, concediamo sempre perché sbagliamo magari gli appoggi più semplici. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio e questo è buono. Beh, ogni partita è diversa, è differente. Poi le partite vanno giocate tutte, ogni partita ha le sue difficoltà. Sicuramente può averci dato più consapevolezza dei nostri mezzi, perché comunque insomma fino ad oggi le cose non sono andate bene.